storie più belle hanno una fine. E così, già nostalgici, partiamo per le ultime tappe di questa avventura pazzesca che è il Giro d'Italia. Ecco la ridente Pinerolo, dove persino la maschera di ferro e i tre moschettieri tifano e riciclano. Bisogna riciclare perché bisogna dare una nuova vita a un prodotto che oggi per noi è un rifiuto, invece domani può essere una grande risorsa. Chi è più bravo a riciclare di voi due? Sì, in genere me ne occupo io, perché questa dove la metto, quella dove la metto. Ma voi riciclate? Sì. Quanto? Tutto, lo 100%. Faccio una raccomandazione a tutte le donne d'Italia. Si dovrebbero dare tutte da fare le donne d'Italia, essere brave. Beh ragazzi, la terra è una, quando è finita, non è che ne abbiamo un'altra dove andare, quindi... con piccoli gesti quotidiani possiamo fare molto meglio. E cerchiamo di non buttare via la roba nel prati e così tutto, questo è importante, andare meno in macchina, fare più bicicletta, è più ecologico. Farsi autografare da un'icona come Eddie Merckx, lo zar di tutte le maglie a soli 23 anni, non poteva che portarci una gran fortuna. Fortuna che dovevamo passare a qualcuno. Magari nella prossima tappa. Indovinate a chi? Tu quanto sei green? Io sono un celestino, i green sono i Cannondale. Eh sì, siamo già a Ghillestre. Da questa splendida cittadina francese si decideranno le sorti dei nostri eroi. Pour l'environnement, je fais attention à l'électricité, de ne pas laisser les lumières allumées, je trie mes poubelles, voilà, et je fais bien attention de récupérer. Tous les déchets quand je pose, quand j'en trop pose même, et je mets dans les containers qu'il faut. Ed ecco Torino, tappa finale del 99esimo Giro d'Italia, città bagnata, città fortunata. E finalmente incontriamo Roberto Di Erica, la cooperativa che ha supportato RCS Sport nella buona riuscita di Ride Green. Con RCS Sport e tutti i partner come voi abbiamo intanto organizzato molto bene la raccolta in ogni singolo punto, dall'interno degli stand al village, poi alle piazze dove passano non solo i corridori ma anche tutti coloro che vogliono guardarli da vicino. E siamo, devo dire, riusciti bene grazie anche a una bella rete di relazioni che ha puntato sulla comunità. Siamo sempre stati oltre l'80%, abbiamo messo forse un attimino ad ingranare, ma 82, 85, 88, 90% di raccolta differenziata. Quindi la buona notizia è che si può fare anche in realtà complicata con tantissima gente in un brevissimo periodo. C'è ancora qualcosa da migliorare, come sempre, infatti stiamo monitorando, abbiamo monitorato, io sono convinto che il prossimo anno faremo dei risultati veramente straordinari. A Torino ci sentiamo ancora di più nel cuore di questa grande avventura, a stretto contatto con i nostri eroi in bicicletta, che arrivano dopo quasi 3500 km di percorso e qualche tifoso che ne ha fatti anche di più. Voi tifavate Chavez? Sì! Siamo dalla Colombia e siamo molto troppo felici che Chavez e Rigo siano qua. Viva Riciclate V! Allora lì gli appassionati della Colombia di Chavez hanno fatto un Ricicla TV fortissimo, me lo fate anche voi, vediamo quelli di Nipali quanto sono più forti. 1, 2, 3, Assieme a tutti loro possiamo festeggiare i nostri eroi, che hanno lottato con la fatica, con i propri limiti e nonostante la tensione hanno sempre risposto alle nostre inaspettate domande sul riciclo e l'ecosostenibilità. E
come solo l'arrivo emozionante a Torino, il culmine di questa avventura che ci ha portati da Catanzaro a qui a raccontare l'ambiente, quanto la gente ci tiene e quanto i corridori ci tengono. A qualcuno abbiamo portato fortuna, ad altri ci abbiamo provato, ma speriamo di vederci l'anno prossimo, perché Rai Green non finisce qui. Ciao!